infinitamente forte ma non molto gradevole al gusto. Questa bevanda è molto usata per curare e rinfrescare i poveri negri, di cui dobbiamo avere una speciale cura, perché i nostri profitti vengono dal lavoro delle loro mani. Aiuta anche i servitori cristiani, quando il loro spirito è esausto per il lavoro, per il sudore al sole, 10 ore al giorno con lo stomaco debilitato. È di grande aiuto e rinfrescante. Queste che vi ho appena letto sono uno stralcio, una piccola parte tirata fuori da una citazione, quindi, del libro di Ligon, che era un esploratore inglese che nel 600 ha raccontato in questo libro che si chiama A True and Exact History of Barbados, quella che era la vita nelle, appunto, Barbados. Il libro di Ligon è molto importante per tutto ciò che riguarda la miscelazione tropicale e la storia del rum, perché in questo libro appare per la prima volta la traccia scritta della produzione di un distillato a partire dalla canna da zucchero, che veniva chiamato Kill Devil, l'ammazza diavoli, e di cui vi ho appena appunto letto una piccola introduzione e descrizione. Poi Ligon nel libro racconta anche come veniva prodotto. Cosa c'entrano le Barbados con il Planter's Punch? Il Planter's Punch è, possiamo definirlo oggi, un drink, ma in realtà un modo di bere giamaicano, un modo di bere rum giamaicano, e il nome però di questo drink vi fa capire appunto la sua origine, che è molto legata a quello che è anche scritto, per esempio, nel libro di Ligon o in altri testi che raccontano appunto quella che poteva essere la vita nelle piantagioni, negli zuccherifici e nelle distillerie che appunto producevano questi primi distillati molto molto ruvidi. Come abbiamo sentito, non è che fossero un granché anche a livello appunto gustativo, tant'è che venivano reimmessi appunto anche nelle piantagioni come modo per dissetare o stordire gli schiavi neri, appunto, che provenivano dall'Africa con la tratta degli schiavi e quant'altro. Il Planter's Punch, andiamo a vedere, del Planter's Punch andremo a vedere la ricetta originale e parleremo anche un po' di questo. Quindi, se sei una di quelle persone che guarda questi video e poi mi dice: Giovanni, parli troppo oppure tagli e vai al sodo, vi dico immediatamente una cosa: mischiate rum, lime e zucchero, miscelate e avete un Planter's Punch. Se invece volete capire perché non è un drink, è diventato un drink, un modo di bere, è un pochino una pillola della storia che sta dietro la miscelazione tropicale, allora rimanete in questo video. Mi presento velocemente, cambio sigla, sono Giovanni Ceccarelli, sono un formatore. E ho un sito sulla miscelazione che di recente ha quasi raggiunto le 2 milioni di letture, quindi siamo abbastanza soddisfatti di questo risultato. www.giovanniceccarelli.com, dove possiamo approfondire ricette classiche, preparazioni homemade, tecniche e quant'altro. E vi invito anche a seguirmi sui social. Ho qualche canale oltre questo di YouTube, ho il mio canale personale di Instagram, giovanni.ceccarelli, o il mio neonato canale più professionale, che è cocktail.engineering. Quindi andatemi a seguire su questi canali e anche su Facebook, Giovanni Ceccarelli Cocktail Engineering, se vi piacciono questi argomenti e volete approfondire. Bene, veniamo a noi, parliamo del Planter's Punch. Allora, ragazzi, quando abbiamo a che fare con quella che è la miscelazione tropicale, potrebbe anche essere sbagliato chiamarla miscelazione tropicale, o meglio, la chiamiamo noi oggi miscelazione tropicale, perché in realtà, quando si parla dei tropici, in particolare dei Caraibi, sarebbe più corretto parlare di modi di bere rum. E come si beve o beveva rum in passato ai Caraibi, andandolo a miscelare con quelli che erano i prodotti autoctoni. Quindi abbiamo rum, lime e zucchero. Tutti i più importanti modi di bere che poi sono diventati dei drink dei Caraibi partono sempre da questa struttura di ricetta: rum, lime, zucchero. Rum giamaicano, lime, zucchero è il Planter's Punch. Rum cubano, lime, zucchero è il Daiquiri. Rum cubano, lime, zucchero o miele è la Canciancera. Rum delle isole francesi, Agricole, lime, zucchero è il Tea Punch. Rum, lime, zucchero in Brasile
è la caipirinha. Sono tutti secondo la stessa matrice perché nascono come modi di bere rum in quelle isole. Poi in alcune zone si sono evoluti, basta vedere Cuba, ma quella è una storia per un'altra volta. Oppure, per esempio, anche in Giamaica. Tant'è che il Planter Spunch, questa che vediamo, è proprio la sua ricetta originale, la sua ricetta base, quella che più può sembrare questo modo di bere tradizionale. Diventato poi famoso il Planter Spunch, grazie per esempio a Don the Beachcomber, che lo ha reso un drink assolutamente famosissimo, andandolo però a trasformare, a dargli quella struttura che ritroviamo in molti tiki, in molti drink tiki, no? Una diversa miscela di rum all'interno, cosa che invece nella miscelazione tropicale si rimane molto molto più basilare, ok? E più semplice negli ingredienti. Rum giamaicano potete utilizzare quello che volete, ricordatevi di adattare il bilanciamento in base al rum che andate a utilizzare. Qui ho due rum giamaicani, un Myers e un Appleton, gustativamente sono profondamente diversi, quindi avranno bisogno di un equilibrio e di un equilibrio di ricetta leggermente diverso. Io solitamente lascio più o meno invariate queste quantità e magari con questi due rum me la gioco diversamente un pochino sullo zucchero. Se però decideste di fare un Planter Spunch andando a utilizzare un Rum Fire Overproof, un Wray & Nephew, un Worthy Park, eccetera, quindi rum a 63 gradi chiari, allora magari dobbiamo un attimo andare a rivedere anche il quantitativo di rum, perché 60 ml potrebbero essere un pochino tanti per chi non è magari abituato a bere con un tenore alcolico sostenuto e con sapori così forti ed erbacei. Questi sono un po' più mitigati, in particolare dall'invecchiamento, in particolare il Myers è anche abbastanza morbido, mentre l'Appleton rimane abbastanza asciutto, okay? Quindi vostra scelta. Tant'è che il Planter Spunch poi nel tempo diventa anche molto famoso, le aziende ci si tuffano sopra. Questo è un bicchiere originale della collezione di Gianni Zottola. Gianni Zottola è un amico e un collega qui con Mandarin Factory e insieme a lui teniamo il corso di miscelazione tropicale. Quindi se vi dovesse interessare vi faccio apparire il link per andare ad approfondire, a vedere quello che è il nostro corso sulla miscelazione tropicale. Gianni tiene anche il corso Tiki, che è un altro corso separato. Quindi questo è un bicchiere originale dell'epoca del Planter Spunch di Myers. Adesso non è che sia tanto vecchio, però è una traccia storica importante. Andiamo a preparare il nostro Planter Spunch, la sua versione appunto originale. Per essere fondamentalmente un punch, gli manca un ingrediente importantissimo che è la diluizione, l'acqua. Potreste semplicemente creare questo drink andandolo ad allungare con acqua fredda, come magari si poteva fare in passato, oppure anche con acqua a temperatura ambiente, se proprio siete magari nelle piantagioni, ma noi abbiamo il ghiaccio a disposizione e quindi andremo a diluire, a raffreddare con il ghiaccio. Ok? Quindi versiamo 60 ml di rum giamaicano, 30 ml di succo di lime fresco, prendo un coltello e uno spremi lime, quindi prendiamo 30 ml, quindi un'oncia di succo di lime fresco. Questo è un lime poco succoso, però 30 ml ci dovremmo arrivare senza problemi e senza soprattutto strizzarlo negli occhi, altrimenti ho un lime di riserva. Ok. Ml di succo di lime e 20 ml di sciroppo di zucchero. Misceliamo un attimo per assaggiare se l'equilibrio ci piace. Direi che è veramente eccezionale, nella sua semplicità tira fuori tantissimi profumi del rum giamaicano che sono eccezionali. Andiamo ad aggiungere del ghiaccio e iniziamo a fare stir all'interno del bicchiere. Non ho raffreddato il bicchiere perché qui anche se mi si diluisce un po' di più va assolutamente bene e se non mi diventa gelido, quindi
Va bene così. Intanto vi racconto una cosa mentre faccio questo stir. Insieme a Gianni e Simone Betti, un docente di geografia dell'Università di Macerata, abbiamo scritto, abbiamo fatto una pubblicazione universitaria, una pubblicazione scientifica, che si intitola Drinkscapes Caraibici, Rum, Lime e Zucchero, dove andiamo a raccontare la storia della miscelazione tropicale da un punto di vista appunto storico, di evoluzione anche geopolitica, perché poi parliamo anche un pochino di Cuba e degli arrivi degli americani, però si parte proprio da quelle bevande che erano tradizionali, quindi fermentati tradizionali, ma anche appunto come si arriva poi al Planter Spanish, Canchancher, eccetera, e poi come Cuba diventa un posto molto molto diverso, molto molto importante per quella che è la miscelazione mondiale, soprattutto grazie all'arrivo degli americani. Tant'è che Cuba veniva chiamato a Tropical Playground proprio per il fatto che gli americani andassero a ubriacarsi e a fare altro nell'isola di Cuba. Andiamo a decorare come volete, possiamo decorarlo con un lime disidratato, con una fettina di lime, possiamo decor non decorarlo affatto, e questo è un Planter Spanish nella sua versione originale, che è un drink abbastanza sincero, ha pochi ingredienti. Tutto sta nel trovare l'equilibrio, il bilanciamento tra questi tre ingredienti e la diluizione e il raffreddamento del ghiaccio. Chiaramente questo è, comunque l'abbiamo chiamata ricetta originale, ma è probabilmente molto molto diverso da quello che si beveva nelle piantagioni nel 600, se già era appunto consumato in questa modalità. Il video termina qua, spero che vi andate a fare un bel Planter Spanish, poi magari in futuro faremo un altro video dove parleremo del Planter Spanish di Don the Beachcomber, che ha delle caratteristiche particolari come il blend di rum ma anche altri ingredienti, ma soprattutto la tecnica diventa molto più complessa, cosa che chiaramente non si poteva fare nel 600. Ma negli anni 30 del Novecento assolutamente sì, quindi diventa un drink più complesso sia dal punto di vista della ricetta che dal punto di vista della tecnica di preparazione. Io ora vado a bermi questo Planter Spanish e vi saluto. Alla prossima!